certe altre con certe bricche, con certe forze che non vedevo. Una meraviglia, era l'invidia di tutto il vicinato. Basta ogni giorno sto meschino, mentre che c'era il piano, a un certo punto vede avvicinarsi da lontano una macchina della polizia che faceva i giusti controlli. La polizia si ferma, scende un poliziotto, buongiorno, buongiorno, ma quanto sono belle queste galline. Ah, ci piacciono, belle, quanto sono belle, proprio si vede lontano che queste galline sono belle, sane, che sono nutrite. Ma mi dicesse una cosa, che ci togna a mangiare a sti galline? Ci voglio un mancino, ci fa bene il tumore allo stomaco a tutti che si mangiano, 1.000 euro di multa. Esce il verbale, scrive, che ci voglio e se ne va. Lo meschino, 1.000 euro, pensate, uno che va a fare 1.000 euro vendendo uova, quanti anni ci vuole per guadagnare? L'indomani mattina va, paga il verbale e torna e riprende a lavorare nel tentativo di guadagnarsi questi 1.000 euro. Passano 10-15 giorni, un giorno sento un rumore, no? Vi ricordate il rumore del motore boxer dell'Alfa Romeo? Vrum, vrum, vrum. Sento questo rumore, non esce dentro, vrum, e vede una macchina grigia da finanza. Quando arriva la finanza, signori miei, non c'è mai niente, qualche cosa te la trovano sempre. Scoprono sta macchina, scendo finanziere. Buongiorno, buongiorno, stiamo facendo dei controlli così a macchia di leopardo, giustamente che arrivo in mia, pensavo io. Dice, senta, vediamo che lei ha un allevamento bellissimo, noi abbiamo assaggiato anche le sue uova, stupende, ma a sti gattini, che ci vogliono di mangiare? Che ci vogliono? Ci vogliono ranodegna e poi una schizza di mancini. Un mancino, ci fa bene un cancro stomaco ai consumatori, 2.000 euro di morte. Mi meschino, questo si incazza, non c'è senza spiaggiare, comincia a dare il cicao, c'è spiaggini, e bene, non ha parlato di spiaggini, lascia fritti.